con meno di 65.000 gli attualmente positivi in Puglia. Facciamo il punto sulla pandemia con Giorgio Demetrio. Ben 9 ambulanze ferme per 8 ore con positivi a bordo. È successo al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La recrudescenza dei contagi continua a creare emergenze nelle strutture sanitarie. Un quadro complicato dai malori determinati dalla lunga ondata di calore e dalla mancanza di medici. Siamo al collasso da mesi, punta il dito un autista soccorritore. Un quadro già difficile e precipitato con la sequela di dimissioni di camici bianchi in servizio. Del resto i numeri parlano chiaro. Sul campo da 4 mesi solo 18 medici per 2 pronto soccorso. Quello destinato ai casi da coronavirus al Fazzi e il non Covid al DEA. Persi 14 medici a contratto di cui ci si avvalsi nel fuoco della pandemia. Galoppano i contagi in Puglia, si registra un aumento di oltre il 75% rispetto a una settimana fa e sempre sul fronte sanità i sindacati tornano ad alzare la voce sul nodo liste di attesa. In alcuni casi, la denuncia, le liste risultano chiuse senza che vengano fornite date e questo è espressamente vietato dalle norme. La regione continua ad opporsi ma è indispensabile sospendere l'attività intramenia. Si contano infatti circa 400.000 prestazioni da assicurare entro l'anno. Tuonano le federazioni dei pensionati di CGIL, CISL e UIL impegnate oggi in un'assemblea unitaria. I sindacati invocano allora un'altra soluzione prevista, si evidenzia, dalla legge regionale numero 13. Si forniscano ai cittadini prestazioni intramemia con spese a carico del servizio pubblico.